Ciao. Ta-da! Finalmente faccio la recensione di Tamburino e Miss Bunny. Ah, basta. Sì, lo so, l'avevo presi troppo tempo fa anche al Disney Store e non avevo ancora avuto tempo per fare la recensione. Erano lì. Poveretti, appoggiati da qualche parte. Vabbè. Comunque, allora, l'etichetta è la stessa che c'è su Fiore. Poi magari vi linko la recensione di Fiore. Quindi, vabbè, stessa etichetta. Li ho pagati, wow, 30 euro ciascuno. Va bene. Ok. Non importa, fa lo stesso. O forse di meno lei, boh. No, 30 euro anche lei, bene. O forse c'erano degli sconti, non mi ricordo, vabbè. È passato troppo tempo. Comunque, Tamburino o Tippete o Thumper. Qua c'è scritto Thumper, che è il nome originale. È fatto così. Sono belli grandi, gli valgono dai 30 euro comunque. Ha un'orecchia che è giù, tipicamente sua. Il dente a lato, bellissimo. La faccia felice. Gli occhi ricamati benissimo, color arancione. È morbidissimo. Oh, basta. Ha il suo codino così, bellissimo. E le zampe davanti che fanno così. Bello, bello. Anche qua le zampe sotto con i ricami fatti così. È molto bello. E Miss Bunny, vedete? Che io fino all'anno scorso non sapevo nemmeno che avesse un nome, ma va bene. Che è la coniglia, la moglie di Tamburino, appunto. Lei è fatta così. È color nocciola, ha gli occhi azzurri, ha le ciglia, ha anche un po' di ombretto, ok, va bene. Ha il dentino qua sul davanti, invece sul lato, fa il muso simile a quello di suo marito, diciamo, anche il corpo è praticamente messo nella stessa posizione. La codina, bella plusciosa, anche lei morbidissima. Sono adatti sia appunto ai bambini che vabbè, possono prenderli anche i collezionisti, insomma, perché sono fatti veramente molto bene. Belli, ecco, tutto qua. Finalmente sono riuscita a fare sta recensione. Ok, allora alla prossima. Ciao.